ritrovati a tutti quanti e abbiamo iniziato oggi, stiamo iniziando il cammino della Quaresima con questo mercoledì delle ceneri. E dopo la tua adesione, dopo aver mandato il messaggio con scritto eccomi, ti diamo le indicazioni su come proseguire. Allora, questo video è solamente un video illustrativo, non è un video con il quale cominciamo il percorso, ma è un video solamente che spiega i vari passaggi di come l'esperienza, come vi vogliamo proporre appunto concretamente l'esperienza e come viverla in tutti i passaggi delle domeniche della Quaresima. Quindi domenica ti arriverà il primo vero video su cui riflettere e su cui camminare in questa quaresima. Una volta arrivato il video, cosa fare? All'interno della settimana, che quindi ci porta alla domenica successiva della Quaresima, anzitutto per prima cosa scegliti un posto. Scegliti un posto dove stare, dove essere tranquillo, un posto che magari sai a te caro, un posto particolare dove magari hai già avuto qualche altra esperienza di preghiera importante, dove sai che tu puoi stare tranquillo, in quel posto. Come seconda cosa prendi in mano una Bibbia, quella che hai a casa va benissimo, cerca il brano che ti proporremo, comincia a leggerlo una, due, tre volte e medita quello che c'è scritto e quello che riceverai come provocazione nel video. Una volta meditato come terzo passaggio, cogli un versetto che sta parlando a te, alla tua vita, che noi chiameremo versetto infuocato, e cioè quel versetto che in particolare ti ha colpito. Può essere anche una parola, può essere una frase, possono essere due versi. Scegliene uno, quello che più sta parlando a te e alla tua vita. E quindi manda questa parola infuocata, questo versetto infuocato a uno di noi preti. Scegli liberamente chi vuoi. Scegli uno di noi con cui condividere questo cammino. È importante avere un punto di riferimento. Gesù ha scelto noi sacerdoti come compagni di viaggio con cui condividere il cammino spirituale della vita. E quindi, dopo aver scelto il tuo versetto, la tua parola infuocata, con un messaggio, allegando anche il tuo nome e cognome, mandalo a noi e con noi camminerai durante questa quaresima. Mandare questo messaggio è fondamentale, nel senso che nel momento in cui tu invierai questo messaggio con questo versetto infuocato, riceverai una password per accedere al prossimo video di YouTube. Questo perché? Perché questo diventa una scelta questo cammino. Non diventa più un cammino pubblico aperto a tutti, ma diventa un cammino solamente per chi vuole cominciare a camminare. È importante questo, perché Gesù ha detto una parola molto forte una volta: non bisogna andare le perle ai porci. E quindi noi crediamo che questa parola che ci viene donata, non tanto quella che cercheremo di meditare noi sacerdoti, ma proprio il Vangelo, è una perla preziosissima che va colta come dono. E per coglierla come dono bisogna proprio desiderarla, volerla. Ecco perché questo cammino diventa un cammino personale, una scelta personale, dove ognuno è chiamato a farla nel profondo del proprio cuore e per la propria vita. Ti auguriamo allora di vivere questa Quaresima proprio accogliendo la vita nuova che Gesù vuol darti attraverso la sua parola, l'Eucarestia, e mediante il dono più grande che è la sua vita risorta. Buon cammino.